Ciao a tutti! Oggi prepareremo la focaccia ripiena a ciambella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, semola, zucchero, latte, acqua, sale, olio, lievito, pomodorini, olive, origano, olio, prosciutto cotto e formaggio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, l'acqua, lo zucchero e il lievito. Ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 37 gradi. Velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo manitoba. La farina di semola. L'olio. E il sale. Ed azioniamo i bimby per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola unta con olio e lasciamolo lievitare in forno spento per almeno un'ora. L'impasto è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro ben infarinato. Stendiamolo in un rettangolo. Fondiamolo con il prosciutto. Farciamo con il prosciutto. Del formaggio. Arrotoliamo dal lato lungo. Trasferiamolo in uno stampo a ciambella, ben oliato. Facciamo lievitare in forno spento per 2 ore. Trascorso il tempo, adesso andremo a condire la ciambella. Spennelliamo la superficie con l'olio. Posizioniamo i pomodorini. Le olive, l'origano e il sale grosso. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti o finché non risulterà dorata. La focaccia è pronta. Lasciamola intiepidire prima di rimuoverla dallo stampo. Focaccia ripiena a ciambella. Grazie e alla prossima ricetta!